Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Nicola Porro dice: facciamo le corna, ho sconfitto il problema in 5 giorni. Nicola Porro è il vice direttore del giornale e anche il un conduttore televisivo abbastanza apprezzato, conduce Quarta Repubblica, aveva condotto Matrix e altri programmi televisivi su Rete 4 di Fininvest. Così Nicola Porro dice di aver proprio aveva annunciato il 9 di marzo di aver contratto il problema, dico il problema per evidenti motivi di censura. E la notizia del suo problema che lo aveva raggiunto era arrivata come un fulmine a ciel sereno nella mattinata del 9 marzo, costringendo Rete 4 a correre ai ripari per la messa in onda della sua trasmissione Quarta Repubblica, che era stata cancellata quella sera. Le redini del programma erano state poi prese da Barbara Palombelli, che nella stessa serata si collegò con Porro dalla sua abitazione per conoscere il suo stato di salute. Nelle ore immediatamente successive dall'inizio del suo isolamento, Porro aveva spiegato: negli ultimi 15 giorni non ho fatto niente di particolarmente rischioso, anzi sono stato abbastanza attento, ma quella cosa me la sono presa lo stesso. Mi dispiace molto per i tanti colleghi con i quali ho lavorato a Quarta Repubblica, che probabilmente non hanno preso quello che ho preso io, ma devono ugualmente rispettare 14 giorni di isolamento. Ma lui poi ha continuato a informare i suoi follower proprio sulla zuppa di Porro, presente giornalmente sul suo canale che si chiama Nicola Porro, proprio su YouTube. Poi ha dovuto fare giornalmente i suoi aggiornamenti, proprio pressato dai suoi follower, fino alla dichiarazione di ieri, proprio il 13 marzo, quando saluta i suoi seguitori su Instagram con le tanto attese parole: questa mattina non ho la febbre, quindi direi che le cose stanno procedendo per il meglio rispetto al mio problema, che potremmo dire, per quanto mi riguarda, essendo molto fortunato di averlo sconfitto in 5 giorni. Dice: facciamo le corna. Una brutta influenza per quanto mi riguarda, ma questo non riguarda il resto del mondo, che mi sembra stia soffrendo ben più di quanto ho sofferto io. Poi lui ricorda che il decorso della malattia non è evidentemente uguale per tutti. La sua fortuna non è stata quella di altri che stanno lottando contro le complicazioni e di chi invece ha perso la vita. Certamente deve essersi anche notevolmente spaventato. Intanto, parlando dei numeri in Italia, voi sapete che alle 18 il pomeriggio di ogni giorno la Protezione Civile comunica i dati in Italia. Gli ultimi dati disponibili parlano di 2.795 in più in un solo giorno, 175 decessi in più del giorno prima. Quindi quelli che hanno contratto il problema sono 17.750. Poi si sommano 1.441 decessi, 1.966 guariti, più 527 dal giorno prima. Quindi, come ogni giorno, questi sono i dati. L'incremento del numero dei decessi è del 13,8%, uno dei più bassi degli ultimi giorni. Beh, se uno si vuole consolare con i decessi in aumento, il numero più basso, dipende uno come vuol vedere il bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto, però la realtà è quello che ogni giorno ci sono decessi a centinaia. In Italia, dall'inizio del problema, 21.157 persone hanno contratto, comprese le vittime e i guariti. Sono 17.750 quelli che ancora presentano questo problema nel paese, 2.795 quelli di ieri. E poi ha spiegato Borrelli nel corso della conferenza stampa, il capo della Protezione Civile ha anche riferito che sono 1.518 i malati ricoverati in terapia intensiva, 190 in più rispetto a ieri, quindi 200, quasi 200 posti letto in una sola giornata. Si sta cominciando a mandare dei malati verso Palermo perché i letti disponibili sono finiti in Lombardia. Quindi 8.372 sono ricoverati con sintomi e 7.680 sono quelli in isolamento domiciliare.
quattro pazienti, come dicevo, trasferiti dalla Lombardia ad altre regioni. Beh, Borrelli poi cerca di placare le polemiche. Ci sono state quattro polemiche in meno di 24 ore. Lui dice: permettetemi di dirvi che noi lavoriamo 24 ore al giorno per cercare mascherine, respiratori, materiali per le cure. Ci troviamo di fronte a un grave problema e le misure che sono state richieste sono importanti. Mi dispiace che ci siano queste polemiche che sono del tutto destituite di fondamento. Mi auguro che da parte di altre istituzioni e di tutti coloro ai quali gestiscono il problema ci possa essere una coesione. Lavoriamo tutti insieme senza polemiche. Questa è un'emergenza importante e la dobbiamo fronteggiare con il massimo livello di coesione. Al centro della polemica che cosa c'era? Le mascherine. Per far fronte a un fabbisogno mensile ne servono, attenzione, 90 milioni, perché non si possono poi riutilizzare. Noi abbiamo fatto contratti per oltre 55 milioni, dice il capo della Protezione Civile Borrelli, di cui ne sono state consegnate più di 5 milioni, ha continuato il capo della Protezione Civile. Si sta verificando una chiusura delle forniture alle esportazioni. India, Romania, Russia, dove i fornitori recuperavano le mascherine, hanno chiuso le frontiere per le esportazioni. Il nostro, ha chiarito Borrelli, è un lavoro faticoso. È un problema non soltanto italiano, su questo anche i colleghi delle regioni stanno avendo difficoltà. Per questo stiamo cercando strutture che possono essere riconvertite alla produzione di mascherine. Voi sapete che in casi di emergenza nazionale, soprattutto in casi di guerra, ci sono il governo riconverte la produzione o converte la produzione di molte aziende in armi, carri armati, aerei, quindi converte la produzione civile in produzione bellica. Ci sono già i piani che in caso di guerra molte aziende strategiche cambiano la produzione. In questo caso, che è un qualcosa di abbastanza similare perché è un'emergenza nazionale di un altro tipo, qui si deve convertire la produzione di alcune aziende che producono qualcosa di simile in mascherine. Questo bisognerebbe farlo subito, ma il governo lo sta già predisponendo. Poi Borrelli aggiunge: ci sono misure che sono state adottate dal governo e sono ancora pienamente valide. La possibilità da parte delle regioni di adottare ulteriori misure restrittive c'è. Io credo che sia importante confidare nel comportamento dei singoli, però rimane comunque la possibilità da parte dei governi regionali di adottare misure più restrittive, ha concluso il commissario Borrelli. Quindi praticamente dice quello che sto dicendo. Io, va bene fidarsi della volontà dei singoli che presi dalla coscienza non escono di casa, però dice però bisogna che le regioni adottino delle misure più restrittive. Come dire, va bene sperare che i cittadini siano persone di un certo tipo, però è meglio attuare in un altro modo, è quello che dicevo io in parecchi video. E in una conferenza stampa anche Paolo D'Ancona dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha fatto riferimento al decesso di un operatore del 118 a Bergamo, dice: il problema degli operatori sanitari comunque c'è un grande numero di persone che prendono questo problema. Dobbiamo approfondire se in questi casi l'esposizione è avvenuta professionalmente o fuori dall'ambiente di lavoro. Intanto in Lombardia aumentano sempre i casi in maniera esponenziale e lo annuncia l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera nel corso del Punto Quotidiano sul problema in Lombardia. Quelli che hanno oggi il contratto sono 11.685, 1.865 in più rispetto a ieri. Abbiamo 4.898 persone ospedalizzate, più 463. Le persone in terapia intensiva sono 732, con un incremento di 85. Poi il numero dei decessi è 966, con un incremento di 76. Ad oggi stiamo arrivando al punto che non abbiamo più autoambulanze, quindi dobbiamo attendere la tarda serata per spostare alcuni pazienti, ha dichiarato l'assessore, spiegando che sono stati 171 in tutto i pazienti trasferiti da ospedali in condizioni difficili per il sovraffollamento in strutture sociosanitarie come la RSA con infermieri e consulenza pneumologica. Anche in Lombardia si sta sperimentando il medicinale usato
per l'artrite e devo dire che i riscontri che stiamo dando sono positivi, ha continuato Gallera. Risponde bene al farmaco sperimentale anche l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, che era risultato con il problema al test ed è ancora ricoverato. Sta molto meglio grazie all'utilizzo di questo farmaco. Ha avuto un netto miglioramento, è una bella notizia che siamo contenti di darvi. L'assessore poi è intervenuto sul caso delle mascherine, dice: ben 250.000 mascherine inidonee sono ritirate, serviranno per altri scopi. Bastava guardare le mascherine per capire che non erano idonee. Sono state tutte ritirate, non vanno bene per infermieri e medici. Non butteremo via niente, verranno usate per altri scopi, ma non è materiale idoneo per gli operatori sanitari, ha dichiarato, spiegando di non voler far polemica. Ogni giorno è sempre più complicato, ma il sistema sta reagendo con tutta la capacità che ha, con grande forza. La regione Lombardia ce la mette tutta per vincere questa battaglia. Praticamente quello che si diceva, che queste mascherine erano fatte praticamente come da cartigenica, erano tessuto di cartigenica, un qualcosa veramente di ridicolo, però questo è quello che dicono. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate i sondaggi, siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.